Ringrazio prima di tutto il consigliere Massimo Simonelli, che fa anche parte della Commissione Lavori Pubblici, per aver avuto, insomma, la sensibilità di fare questa mozione. Allora, che cosa voglio dire? Non sono anch'io firmataria chiaramente di questa mozione, perché è un discorso molto sentito. È facile sentire e ascoltare oggi le parole del centro-sinistra, ma anche del centro-destra, negli interventi che mi hanno preceduto. Allora, arrivando noi del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, abbiamo capito fin da subito, ho capito fin da subito, che purtroppo il discorso di efficientamento energetico al Comune di Roma, a Roma Capitale, non era stato mai affrontato. Solo oggi, se voi entrate al Dipartimento SIMU, magari vi alzate lo sguardo sopra la vostra casa di vetro di Marino, potete vedere un display, perché noi abbiamo finalmente portato il fotovoltaico. L'abbiamo insomma aggiustato, riordinato, perché abbiamo trovato un disastro, e questo ce n'è, potete leggere sia i verbali della Commissione Lavori Pubblici su questo, sia insomma andare a chiedere agli uffici. Finalmente 100 impianti fotovoltaici oggi sono funzionanti e emettono energia, una cosa meravigliosa, perché questo era uno dei piccoli sogni che avevamo nel cassetto, che grazie al Movimento 5 Stelle si è attuato, perché noi abbiamo trovato una situazione degli impianti fotovoltaici disastrosa e disastrata, abbandonati, buttati da una parte per lavori fatti su tetti delle scuole o sugli immobili di Roma, insomma un disastro. Piano piano, insieme agli uffici, abbiamo dovuto aprire delle brecce, tant'è vero che vorrei rispondere. Se andiamo a vedere sulla pagina della Regione Lazio, addirittura è dal 2001 che si parla del nuovo piano. Ora lo so che chiaramente il consigliere Pelonzi avrà da ridire su questo. È un lunghissimo percorso che ha fatto la Regione Lazio per arrivare al nuovo piano energetico regionale, addirittura passando dal 2015, poi il 2017. E per la proposta, poi ci sono stati delle interazioni con gli stakeholder, sono passati altri atti sempre nella giunta regionale nel 2018. Insomma, come si può leggere, perché non è che siamo stupidi, poi internet ci offre ormai tutta la tecnologia per avere le notizie, anche il percorso alla regione è stato un percorso lungo e difficile, perché ahi noi, quando chiaramente devi affrontare le urgenze, discorsi come l'efficientamento energetico e energie da fonti rinnovabili sono discorsi lunghi, delicati, al quale anche gli operatori di settore, cioè i dipendenti di Roma Capitale, chiaramente devono abituarsi a questo, a queste innovazioni, e chiaramente trovando Roma Capitale con le scuole o immobili addirittura nemmeno collaudati, senza agibilità, eccetera, eccetera, è chiaro che noi siamo dovuti correre all'urgente, ma abbiamo iniziato, e questo lo voglio dire, con il fotovoltaico, perché magari è stata la cosa più facile. Abbiamo iniziato anche un discorso sull'efficientamento energetico, ma ripeto, con la situazione che c'è oggi a Roma Capitale non è facile. Sì, io vedo la Presidente Seccia che con gli occhi mi dice di chiudere, chiaramente il voto è favorevole, ringrazio tutti i consiglieri che vogliono lavorare su questo, e grazie a chi vorrà votarla favorevolmente.